un bel po'. Pronto, chi è? Pronto, Mr. Fuse? In carne ed ossa. Sono Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Ah, salve presidente, è un onore per me. L'onore è nostro. Andrea Agnelli ci ha parlato molto bene di lei. Andiamo subito al sodo. Si sente di allenare la nazionale? Presidente, me lo chiede pure, io sono nato pronto. Vinciamo questo europeo. Forza Italia! Bella ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi finalmente andremo a giocare l'europeo, tutto l'europeo con l'Italia. Dopo l'esperienza al Napoli e alla Juventus, oggi Mr. Fuse sarà dalla parte di tutta l'Italia. Ragazzi, voglio un massimo supporto da parte vostra. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché dobbiamo arrivare al milione di iscritti. Ragazzi, il like qui è d'obbligo. Ve lo dico subito, la durata tempo sarà di 4 minuti, difficoltà estrema e modalità competitiva sì. Quindi ragazzi, sarà veramente difficilissimo vincere questo europeo, ma è proprio questo il bello. Andiamo a vedere le squadre che andranno a partecipare in questo europeo 2021, perché ragazzi qua su FIFA non ci sono tutte le squadre europee, quindi ho dovuto fare qualche ritocco. E facciamo un giochettino. Ci sono 4 easter egg che non sono europei, quindi 4 squadre non europee. So che sembra un controsenso, ma ho dovuto fare per forza così. Ve le faccio vedere al volo. 4 easter egg ragazzi, quindi chi indovina tutte e 4 le nazionali che non sono europee, appunto, gli lascerò un cuoricino. Quindi ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo dentro con Italia Turchia questa sarà la formazione titolare. Ragazzi, adesso vi faccio vedere tutti i giocatori che ho convocato. Ho convocato Politano, ragazzi, non potevo convocare Bernardeschi, e poi questi sono tutti gli altri, ok? Mi sono portato anche il mio pupillo Ciccio Caputo, il nostro mitico Pellegrini che ci ha fatto sognare nella carriera con la Juventus. Ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo dentro con l'europeo, e comincia adesso ragazzi. Madonna che bello, guardate qui Ciruzza Immobile, bello pronto. Ragazzi, questo europeo bisogna far bella figura. Qui abbiamo la Turchia. In teoria siamo all'Olimpico. Ok, proprio come nella realtà. Anzi, è lo stadio olimpico. Vabbè, ragazzi, non ci interessa. Sono su PS5. Vedete che qua non c'è il verde nell'Italia, perché c'è il green screen dietro. E vai giù. Pazienza, comincia l'europeo dell'Italia. Sostenetemi ragazzi, mi serve anche il vostro sostegno. Avanti, forza azzurri. Immobile, 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 Immobile. Guarda dentro Barella, Barella metti al centro. Per chi è? Verratti mi sa, Verratti. Vai, sblocca lui ragazzi, questo è europeo. Ragazzi, allora so che è infortunato, però comunque dovrebbe rientrare tra i convocati. Quindi Marco Verratti già ci fa il primo gol. Forza ragazzi. No, attenzione a Cionciu. Mi ha segnato, raga. Ci abbiamo Chiellini e Bonucci dietro, perché si devono svegliare. Dai un po'. Chiesa. Dai ragazzi, dai, dai, dai. Guarda, guarda Immobile. Ma che cazzo. Vai Ciruzzo, non puoi sbagliare. No, non ci credo. Che parata ha fatto. E dai, mettici il piede. Bravo, Chiesa, Chiesa, Chiesa. Al centro, Ciruzzo. Everybody calls me Ciruzzo. Mamma lava, mamma veste sceng. Ma ne va con una viga nuova. Dai, finisce il primo tempo. Buona ragazzi. Bravo Lorenzo, dentro ancora per Immobile. Non è mai fuori gioco, non è mai 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 fuori gioco. Facci col sinistro. Ancora Immobile. 3-1 ragazzi. C'è solo l'Italia in campo. C'è solo l'Italia in campo ragazzi, e lo si vede. Lorenzo, Insigne, 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 Insigne. Ancora lui. Mamma mia ragazzi, ma che giocatori stiamo usando in questo europeo? Mamma mia. Io direi di fare una cosa a sto punto. Andiamo direttamente al risultato ragazzi, perché 3 punti sono arrivati sicuramente a casa. Con il 4-1 era veramente difficile poi recuperarla per la Turchia appunto. Quindi primi 3 punti. La prossima giornata è Svizzera-Italia. Questi sono i capocannonieri. Per ora Ciro Immobile con Poulsen e Hitten della Svizzera sono a pari punti. Ragazzi, la Svizzera sta a 3 punti. Se vinciamo questa in teoria siamo qualificati forse. Non lo so. Sta di fatto che dobbiamo vincerla. Formazione e poi si va a giocare. Allora, leggero turnover. Questa è la formazione, ragazzi. La Svizzera ha Hitten che ha fatto 2 gol nella prima partita. Quindi attenzione a lui, anche, attenzione anche a Embolo, a Xhaka, Zakaria Mbappé. Oh, ha dei bei giocatori, devo dire la verità. Andiamo a giocare e andiamo a vedere. O tira a giro, Lore, o tira a giro. Si parte, seconda giornata. Forza azzurri. Immobile. Locatelli che si inserisce sempre. Bravissimo. Palla dentro, mamma mia. Che parata di Sommer. Ma c'è pure questa a porta, che forte. No, no, Embolo.
a tu per tu Embolo. E mamma mia ragazzi, ogni tira gol però, porca miseria. Ma in difesa non lo so, sembrano proprio svogliati, ma che è? No, porca mignocchi! 2-0 della Svizzera. Devo dire meritato ragazzi, abbiamo giocato all'inizio ma adesso proprio 0. 0-0-0 totale. Dobbiamo stare attenti, voglio bisogna cambiare qualcosa. Allora, prima di tutto cambio il modulo 4-3-2-1 e poi faccio qualche sostituzione. Allora, tre sostituzioni: Chiellini, Pellegrini e Verratti. Immobile, forza, avanza, 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 avanza Ciro, bravo, bravo. Primo palo, non sbagliare. Ma no, no sto palo, dai, non ci voleva. Dai, l'Italia merita con Insigne. Insigne, prende sta boccia, almeno pareggiamola. Avanti Lorenzo, bravo. Parla al centro per Insigne. Bravi, bravi Pellegrini. Politano, Matteo. Popo, popo, Matteo, Politano. Popo, popo, 2-2 ragazzi. Vedete che serve il buon Matteo. Mamma mia, che giocatore. Che giocatore. E la ripartiamo. 84 sul cronometro. Avanti ragazzi, una delle ultime. Bisogna vincerla, dai a sto punto. Vai ragazzi. Pellegrini, Pellegrini dentro per Politano. Politano chiede 1-2. Vai, servilo bene. Matteo, 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 ti prego, Matteo, ti prego, non sbagliare. Mamma mia ragazzi, voliamo agli ottavi, mi sa. Voliamo agli ottavi con il Popò che fa una doppietta incredibile. Signor arbitro, è finita, la prego. Vai, spazza sta boccia Chiellini. Dai, sì, qualificati ragazzi. Adesso dobbiamo vedere solo se ci qualifichiamo come primi o come secondi, perché a qualificarci ci siamo qualificati. Buona, bravi ragazzi. Basterebbe un pareggio per passare come primi. Quindi a sto punto ragazzi, andiamo a fare la formazione e ho un'idea. No, si è fatto male di brutto Acerbi, mi sa. Ma porca miseria. Facciamo tanto turnover per l'ultima partita. Ovviamente però ce lo portiamo tipo un Insigne al posto di Jorginho. Vai, questa sarà la formazione e voglio fare questa cosa che vi stavo accennando, il simula partita. Nel caso in cui andasse male, comunque noi entriamo, perché il pareggio minimo ce lo dobbiamo portare a casa, dai. Dai, dai, segniamo, segniamo, vai, 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 vai. Madonna, che azione! Andrea, il gallo, Belotti, e andiamo così. Ragazzi, arrivate al 70esimo, lo vediamo stazione, poi direi che possiamo simularla, vai. Il risultato 2-0 doppietta del Gallo ragazzi. Mamma mia. Bravo il Gallo che ci porta a 9 punti. Quindi qualificazione ottenuta anche col primo posto. Quindi agli ottavi abbiamo beccato la Romania ragazzi, che con tutto il rispetto è abbordabile, abbordabilissima. Partita secca, quindi ragazzi, concentrazione massima. Ragazzi, allo sto punto io Politano me lo porto sempre titolare, perché ok, Chiesa sarà pure bravo, però Politano è tutta un'altra cosa in questo momento qua su FIFA, capisci a me. Andiamo a giocarci questo ottavo. Dai ragazzi, ci crediamo? Ci crediamo? Dai, dai, che è facile. Cioè, insomma, però dai. Fatevi vedere, fatevi vedere, forza ragazzi, bravo Immobile. Immobile, mamma mia! Ciruzzo! Everybody calls me Ciruzzo. Mamma lava, mamma veste Sheng. Sempre lui. Sempre lui. Sì, così. Accendo per Immobile se riesci. Ok. Madonna, che palla. Che è successo? Madonna mia, non ci mangiamo sti gol. No, no, no. Madonna mia, oh. Ma che è questo? Porca mignotta, ragazzi. Dicquadeac. Non mi piace sta situazione. Non mi piace. Non mi piace sta situazione. 45esimo. Romania in vantaggio. È un incubo. Sembra un incubo. Però l'importante è che mancano 45 minuti e non è finita. Diamo un po' di fiducia a Chiesa. E lì a sinistra facciamo entrare Emerson con Locatelli. Va al posto di Verratti questa volta. Insigne, vai. Bravissimo Lore. Chiedono due ancora. Vai, vai, vai giù. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Vieni qua a sinistra. Emerson, Emerson, Emerson. Mettila al centro. Chi c'è? Chiesa! Chiesa! Mamma mia! L'uomo che non ti aspetti. Grandissimo, grandissimo. Bravo. Bravo Florenzi. Chiesa, vai. Vai Immobile. Insigne. Madonna, che parata ha fatto! No, 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 no. Via, via, via. Ma state scherzando. Ragazzi, stiamo veramente scherzando col fuoco, dai, dai Lorenzo. Immobile. Insigne ancora. Insigne. Dentro per Immobile. Ancora Insigne. 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 E fallo! Mannaggia! Sì,
sì, chiesa, ti prego. Chiesa, vacci, vacci col destro, mamma mia. Ci ha fatti qualificare il Fun Chiesa, ragazzi. 3-2. Ancora non è finito, ho detto ci siamo qualificati, ma non è vero. Non è vero perché questa Romania... Oh, Wagyu stava attaccando. Porca miseria, dai. Dai che è finita, signor arbitro. Sì, quarti di finale. E adesso attenzione ragazzi, adesso si fa calda la situazione, abbiamo beccato la Romania, è stata tosta ma comunque non è come una Spagna, una Germania, un Belgio, una Francia. Quindi vediamo chi becchiamo ai quarti, ho seriamente paura, però forza azzurri. Attenzione, il Belgio perde con l'Austria, la Danimarca si qualifica, la Grecia si qualifica ai quarti sempre, la Francia perde ragazzi con la Svizzera, Portogallo passa, la Spagna vince e passa anche l'Islanda, quindi... Ciao ciao francesi, godo, mamma mia quanto godo ragazzi, eppure la Grecia becchiamo, mamma mia che goduria. Non dobbiamo esultare troppo presto, ma ci sta andando bene. Questa è la formazione, faccio giocare Chiesa questa volta al posto di Politano ragazzi, perché merita, Chiesa ha meritato con l'ultima partita. Bonucci me lo porto al posto di Romagnoli e dai ragazzi, non possiamo rischiare nulla, giochiamo forte. Avanti ragazzi. Contro la Grecia di Manolas. Andiamo a vincere ragazzi. Aia. Che imbucata. 1-0 Grecia. Mamma mia, dormiamo sempre in difesa. Non è possibile. Ah, palla in mezzo. Ma Gigio, ma cosa stai facendo? Dai. Immobile, lancia Insigne. Sì. Lorenzo. Facci col sinistro, Lorenzo. La para Hodi e Saz. Verratti, sì, adesso ci siamo. Ci siamo veramente, 1-2. Oh, ci arriva Lorenzo, mamma mia come lo supera. Grande Lorenzo, è magnifico, sempre lui. No, mi sa che calcio di rigore. No, Spinazzola, no, ho fatto un contrasto. Ma dove prendere la palla ovviamente, mica volevo fare rigore. Gigio, siamo tutti con te Gigio. No, 2-1 Grecia. Mamma mia ragazzi, non ci siamo però adesso. Stiamo attaccando, ma non stiamo attaccando in modo aggressivo, in modo giusto, non lo so. Bravo. No, ma dov'è sto fallo? Come on, man. Siamo arrivati al 70esimo ragazzi. Dai, bisogna segnare adesso, forza, subito. Verratti per Immobile. Mamma mia Ciruzzo, ti amo Ciruzzo. 2-2, salva per ora l'Italia. Da salva lui. Mamma mia, voglio che sofferenza. Adesso bisogna fare un cambio. Politano per Chiesa, Pellegrini per Verratti. E va bene così, dai Giorginio, Immobile. Sì. Vai giù da segna. Mamma mia Lorenzo, sì. Sì Lorenzo, io ragazzi ho avuto troppa paura. Il numero 10 la mette dentro. Il numero 10. Lorenzo Insigne, capocannoniere forse di questa Italia insieme a Immobile. Mamma mia. Al bacio, ultima azione della Grecia. Per arriva lui, Giorgione. E no, ma non è mai fallo questo. Ho preso la palla, vabbè, ok. Dai che è finita, fischia arbitro. Fischia. Sì. Semifinali ragazzi. Mi sa semifinali. Che partite incredibili, che partite. Passa la Spagna, passa la Svizzera e passa l'Austria. Dimmi che abbiamo beccato l'Austria, ti prego. Ma che sto europeo, è incredibile. Tutte le big sono uscite fuori, guardate qua. Chi abbiamo beccato? Attenzione, è l'Austria. L'Austria, ragazzi. Si potrebbe ripetere o Svizzera-Italia del girone o Spagna-Italia degli europei 2012. Se non erro, erano 2012. Allora, sulla carta un cammino abbastanza semplice questo dell'Italia, ma non è colpa nostra, ragazzi. Sulle altre squadre che non sono andate avanti. Che cacchio volete? Io ci metterei Pellegrini qui e Verratti al centro. Dai, vai giù. Contro l'Austria, che secondo me è veramente tosta. Ha buttato fuori la Francia prima, l'Austria, non ricordo. Forse, no, la Svizzera ha buttato fuori la Francia. Vai giù. Attenzione qui. Attenzione, dai Lorenzo, dai Ciruzzo. Forza, ragazzi. Miglior marcatore europeo. Siamo qui, Österreich. Austria contro Italia, ragazzi. Facciamo attenzione a quest'Austria che, boh, sulla carta sembrerebbe nettamente inferiore all'Italia. Però il pallone rotondo lo sappiamo. No, vabbè, però Gigio, qua me la pari, però me la devi parare. Dai, ragazzi, sempre sotto andiamo. Sempre. Non è possibile sta cosa, non va bene.
che poi lo prenderemo in quel posto. Vai, immobile. Ultima Lorenzo, c'ero! Ma sei forte! Aiuto, sei troppo forte, frate! Mamma mia, zittisce tutti con tiragira! È il capocannoniere dell'Italia e dell'Europeo, Lorenzo Insigne. Lorenzo, la puoi buttare dentro e fare il 2-0. Ah, dai ragazzi, dai, Locatelli, avanza ragazzo. Vieni qua, vieni per Pellegrini, guarda Immobile che è da solo. Immobile, mamma mia, che lancio, Ciruzzo. Ma perché non sono andato più avanti, maronna mia, io c'ho una pressione addosso, ve lo giuro, esagerata. Sì, madonna che ha combinato la nostra, mamma mia, io ce l'ha regalato. Ma questa è zona Italia, dall'85 all'88 è zona Italia, ragazzi. Non è più zona Caiseta, è zona Italia. Mamma mia, ma che ho combinato, voglio ve lo giuro, hanno fatto tutto loro. Ma che cacchio hanno combinato? Mamma mia, godo, quanto godo. Ultima dell'Austria, attenzione che la metterà al centro. Arrivaci non so chi. Buttala avanti che andiamo in finale. E andiamo in finale dell'Europeo, ragazzi. Che traguardo. Mamma mia, ragazzi, che traguardo. E andiamo così. Andiamo a vedere contro la Spagna, ragazzi. Quindi una rivincita per noi italiani. Italia contro Spagna, finale dell'Europeo 2020. Ci sarà una telecronaca speciale, che oramai conoscete tutti la sua voce, la voce di Federico Marconi, per questa finale Italia-Spagna. Mamma mia, ragazzi, qua parliamo di una bella storia, eh. Speriamo di parlare di una bella storia. Mi sento di mandare Matteo Politano questa volta in campo, con Chiesa poi che subentra magari. E se posso dire, vi porterei anche Gigi Buffon in panchina, che nel caso in cui io non dico niente, sapete tutti cosa alzerà. Questa è la formazione. Non so più che dirvi. Andiamo dentro questa finale con il commento di Federico Marconi. Deu aiu. La passeggiata di Immobile al suo arrivo allo stadio, lui che con 5 gol è tra i migliori, anzi il miglior marcatore assieme a Insigne di questo europeo. Poi lo sguardo di Busquets, le preghiere, la concentrazione di Fius e la scenografia dello stadio. Signore e signori, è la finale di Euro 2020, è Italia contro Spagna. Un saluto da parte di Federico Marconi e benvenuti alla Johan Cruyff Arena, nel cuore dell'Olanda, nel cuore di Amsterdam. È la gara che può dare un senso alle tante rimonte, al tanto cuore azzurro mostrato in questa competizione. Italia che ha vinto, anzi stravinto il suo girone a punteggio pieno, ha poi battuto la Romania per 3-2 agli ottavi, stesso risultato col quale ha fatto fuori la Grecia, mentre la Spagna faceva fuori la campionessa in carica e quindi il Portogallo. Poi il 2-1 all'Austria mentre la Spagna vinceva contro la Svizzera. Adesso è tempo di finale ed è tempo di inni. Spazio alle formazioni con la grafica. Chiaramente in porta per l'Italia c'è Donnarumma con Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson. In difesa Barella, Jorginho e Verratti a guidare il folto centrocampo con il tridente pesante, quello che ha guidato l'Europeo. Politano, Immobile e Insigne, con gli ultimi due che si conoscono e giocano insieme dai tempi del Pescara. In nazionale stanno facendo tanto bene all'interno di questo Europeo. Come detto, 10 gol in 2, 5 per il 17 e 5 per il 10. Mentre comincia una finale dai corsi e ricorsi storici, perché fu la finale di Euro 2012, quel giorno stravinse la Spagna per 4-0. Oggi ci auguriamo che la storia sia diversa. Immobile è andato Insigne, visto e servito un po' troppo largo, ma arriva sul pallone, crossa per Immobile che va al volo, c'è deviazione, c'è calcio d'angolo, c'è la palla gol per l'Italia. Immobile gira su Insigne e va in verticale, doppio passo del capitano del Napoli, che poi va da Verratti, porta avanti il pallone, tocco orizzontale su Immobile, occhio che si inserisce anche Barella, forte sì, ma sul fondo, che palla gol! Mentre viene ammonito Bonucci per il fallo di prima, ma è già la seconda occasione per l'Italia, prima Immobile al volo, stavolta Barella si divora il gol del 1-0. Sterza bene Moreno, Chiellini non si fa passare, come Jorginho, altro tackle, altra palla recuperata, altro contropiede italiano, si è staccato Immobile, posizione regolare, è solo Immobile! Con il destro,
Buca De Gea fa 1-0 al terzo tentativo, avanti gli azzurri, col gol di Ciro Immobile. Sono 6 in questo europeo e soprattutto è 1-0 e si chiude. Il primo tempo è 1-0 per l'Italia, è gol di Immobile, è concentrazione inesauribile e soprattutto identica a 45 minuti fa, perché la gara è ancora lunga. Stiamo giocando meglio noi, ragazzi. 0 tiri in porta per la Spagna, quindi direi che dobbiamo fare il secondo. Si riparte per la seconda metà probabilmente della partita, perché ovviamente il rischio dei supplementari c'è sicuramente rispetto all'altra finale, quella da me citata a inizio gara, il 4-0 del 2012. Beh, sicuramente qualcosina è cambiato, c'è più equilibrio, sono diversi valori ed è un'Italia più matura, più talentuosa rispetto a quel giorno, che riparte forte anche nel secondo tempo con il tentativo di lancio di Barella, copertura e ripartenza spagnola. Palla che diventa buona per Immobile, si stacca Politano, visto e servito sui piedi, occhio che è mancino, va sul sinistro, torna da Immobile, lascia lì, arriva Barella e calcia fuori. Altra chance per il centrocampista dell'Inter, Moreno, sempre staccatissimo dalla porta in 9 per premiare gli inserimenti dei compagni, stavolta Rodri che poi apre su Traoré, ancora Rodri, eccolo Moreno, l'appoggio è per Thiago, zona tiro, ce l'ha sul destro che diventa buono per Moreno e poi Torres! Ferran Torres, entrato dalla panchina, pareggia la finale a 10 dal 90esimo. Ed è una doccia fredda per l'Italia. Una doccia fredda, perché probabilmente, non voglio esagerare, ma credo che sia il primo tiro in porta per la Spagna. C'è stato il rimpallo, non c'è stata la copertura di Florenzi. Il 20 ha fatto 1-1. E adesso occhio, perché c'è ancora tanto spazio per gli iberici. La palla è dentro per Moreno, Donnarumma! La palla rimane lì, insiste Moreno, Donnarumma! Con i pugni e in fallo laterale, salva l'Italia. Pallone fuori e finisce qui. Finisce in parità dopo i tempi regolamentari. Ha sbloccato Immobile, ha pareggiato Ferran Torres. Si va ai tempi supplementari. Pronti per i tempi supplementari che iniziano in questo istante. Francamente, se la memoria non mi inganna, non ricordo una finale commentata da me a Fius senza i tempi supplementari. Francamente ricordo anche che sono finite bene le precedenti. Spero di non gufarla adesso, perché non può finire diversamente da bene, visto quanto ha creato l'Italia in questa finale. Non ha concretizzato però le tante palle gol, la Spagna ha risposto e allora vediamo un po' che succede. 96 in corso, Verratti cerca il lancio per Insigne che si è inserito bene, mette giù bene, Insigne! Sul fondo, tutto bellissimo tranne la conclusione, che esce di millimetri. A De Gea ha battuto Thiago Alcantara, cerca di far correre su quella corsia un compagno, Di Lorenzo che è fresco, si fa comunque superare da Ferran Torres, occhio al 20 che può trovare la sponda, non la trova, poi sì, per Canales, murato ancora Canales, Donnarumma e 2-1. 2-1, il gol del numero 6 al minuto 102. Remontada spagnola, anche lui come Ferran Torres entrato dalla panchina. Abbiamo visto il sorriso amaro di Fius e francamente mi tocca dire, abbiamo ascoltato anche la mia gufata momentanea per ciò che ho detto prima. Italia che anche in questo inizio di supplementari ha creato palle gol, una con Insigne clamorosa, non l'ha concretizzata e la Spagna ha segnato. Pellegrini dentro ancora subito per Immobile! E lui non sbaglia mai! Lui non sbaglia mai! La grinta di Immobile! La grinta di Fius! 2-2! L'Italia è ancora viva! È impazzito Donnarumma! È impazzito lo stadio! Dipinto di azzurro! Un po' meno! Quello di metà iberica! Ha pareggiato ancora Immobile! Fanno 7 in questo europeo! Ma incredibile risposta, soprattutto mentale dell'Italia! Perché non era per niente scontata dopo il gol di Canales. Finisce il primo supplementare e adesso 15 minuti di battaglia, 15 minuti di guerra. Dentro c'è Immobile, poi c'è anche l'inserimento da parte di Politano in area, Politano la porta sull'esterno, cerca dentro Jorginho e non lo trova di un nulla. Non esce però la Spagna, resta lì l'Italia con Verratti. Jorginho gira il pallone, Insigne! Destro a giro, con il marchio di fabbrica, remontata sì, ma dell'Italia, 3-2, ancora, come ai quarti, come agli ottavi, stavolta la Spagna, stavolta con Insigne, di prima a giro, alla Insigne, il sorriso di Fius, stavolta è tutt'altro che amaro, per tutti gli italiani, il gol di Insigne,
il gol del 10 a 5 minuti dalla fine. Si va verso il tramonto di una finale di un europeo da Italia. Si gioca ancora, ma in teoria il recupero è finito. Chiede la fine Fius. È finita! L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. Al termine forse della partita tra le più pazze della sua storia. Sotto 2-1, dopo essere stata in vantaggio per 80 minuti, la ripresa nel secondo supplementare con Immobile e con Insigne, con i due bomber. Che bella rimonta, che bella partita, che onore raccontarla. Complimenti a Fius, che adesso vi regalo, vi lascio ascoltare, perché è giusto alzare la coppa e farlo. Volando lì, alla Johan Cruyff Arena. Quindi ragazzi, Chiellini dopo la Champions. Guardate qua che alza, ragazzi. Guardate qui cosa alza. Grande Ciruzzo, mamma che combinato sto europeo. Ma soprattutto anche Lorenzo Insigne, ragazzi, sottovalutato al massimo, ma avete visto cosa ha combinato in questo torneo. Mamma mia, è durata più questa partita, ripeto, che tutta la competizione, porca miseria. Però vinciamo, e questo è l'importante. Per tutti voi italiani, Mr. Fuse ha portato un trofeo in patria, ragazzi. Grandi ragazzi. Purtroppo alla fine non ho potuto mettere Buffon, che non me lo dava capitano. Però vabbè, fa niente ragazzi, basta che abbiamo vinto con un tiro a giri. Vorrei sottolineare, abbiamo vinto con un tiro a giri, ragazzi. Quindi mi raccomando, per la carriera l'anno prossimo, ragazzi, io pretendo almeno... Fate voi un sacco di mi piace, ragazzi, perché sono stati dei mesi con Mr. Fuse davvero davvero caldi e davvero emozionanti. Quindi ragazzi, mi raccomando, io vi esorto a lasciare un bel mi piace. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare al milione di iscritti. Quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci ribecchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Se dovesse finire così, nella realtà, beh.